Biodry è un'azienda che ha trovato la soluzione per risolvere il problema dell'umidità di risalita. Ne parliamo con Daniele Tarabini in 5 minuti. Prego. Grazie per avermi invitato. Allora, abbiamo sviluppato già nel 2005, quando è nato questo enorme progetto. In realtà è proprio un mio progetto personale, dove analizzando con un ingegnere ci siamo resi conto che non esisteva una reale soluzione al problema dell'umidità di risalita capillare. Quindi tutti gli immobili storici in Italia, soprattutto dove c'è un'enorme ricchezza storica, ci siamo resi conto che appunto si cercava in ogni modo di riuscire a risolvere questo tipo di problema, ma si arrivava sempre a una soluzione parziale, o molto invasiva o comunque non risolutiva. Quindi, quando diciamo asciugare i muri, vuol dire proprio che l'intera sezione del muro fosse completamente asciugata e mantenuta asciutta nel tempo. Quindi abbiamo incaricato uno staff di scienziati qua in Svizzera e in Austria, dove noi operiamo come sedi, e abbiamo proprio approfondito e cercato la causa del problema. Ci siamo resi conto che i muri assorbono umidità, è vero perché sono a contatto con il terreno, ma perché negli anni si caricano elettrostaticamente, quindi subiscono un cambio di potenziale elettrico, il quale dà al muro la capacità di attirare maggiormente le molecole d'acqua, appunto l'umidità, verso l'alto, e questa è appunto la causa. Quindi, isolato il problema, siamo riusciti a poi di conseguenza, in modo più semplice, a trovare la soluzione. E quindi avete realizzato un dispositivo che in qualche modo, da quello che capisco, contrasta questa carica elettrostatica e quindi impedisce la risalita dell'umidità. Siamo riusciti a mettere a punto un dispositivo di piccole dimensioni che viene installato all'interno dell'immobile, il quale dispositivo non ha bisogno di essere alimentato perché sfrutta proprio la causa del problema, quindi l'elettrostaticità dei muri, e la inverte, proprio la annulla completamente, e quindi nel suo raggio d'azione, che può arrivare fino a 25 metri, tutti i muri viene annullato appunto la carica elettrostatica, e quindi le particelle d'umidità, le molecole d'acqua cadono nel terreno e ritornano ad avere il muro completamente asciutto. Spesso nei palazzi storici, che sono quelli che maggiormente risentono di questo problema, la sovrintendenza ai beni culturali impedisce di fare, dei lavori di ristrutturazione di un certo impatto. Immagino che questa soluzione non impatti così, pesantemente. È vero, con le soprintendenze noi lavoriamo moltissimo proprio per questo motivo, perché le tre caratteristiche peculiari di Biodry sono proprio la non invasività, perché il dispositivo appunto viene installato esterno sulla parete, la eventuale reversibilità, quindi il dispositivo può essere tolto in qualsiasi momento e lo stato del muro ritorna all'origine, e soprattutto la monitorabilità, perché noi monitoriamo gli immobili dove è installato il dispositivo fino a certificarne l'avvenuto prosciugamento. Dicevamo inizialmente che Biodry è un'azienda che ha sede a Lugano, però voi siete presenti in tutto il mondo. Sì, la nostra sede è Lugano e Chiasso, nel Canton Ticino, in Svizzera, da dove abbiamo fatto base per poi espanderci in tutto il mondo. Siamo presenti in Italia, ovviamente è la nostra palestra, come chiamiamo, perché è il paese in assoluto più ricco di beni storici. Ma siamo ormai presenti in quasi tutto il mondo: Sud America, Messico, Ecuador, Cile, Perù, a scendere fino appunto alla punta meridionale. In Europa siamo presenti in Spagna, in Danimarca, in Inghilterra, con una nostra consociata, in tutti i paesi dell'est, compresa la Russia, e stiamo proprio in questo periodo aprendo tutta l'Africa mediterranea fino a espanderci nell'Oriente, dove stiamo facendo delle importantissime trattative per i paesi cinesi. Beh, un'azienda quindi in grande espansione. Se qualcuno volesse mettersi in contatto con voi, quali riferimenti ci lascia? Sì, ci potete trovare sul nostro sito www.biodry.eu, dove sicuramente potete trovare, oltre che a un'istruzione completa, anche tutti i contatti per poterci contattare, e sui social più comuni. Bene, io la ringrazio e le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie per l'invito e anche a voi.